Ciao a tutti, eccoci qua nel mio studio, sono Alberto Molinari e sono felice di avere qua come ospite il mio caro amico Roberto Cerè di Mille Colline. Ti ringrazio tanto per la visita e sono qua per dirvi una bellissima notizia che è accaduta pochi giorni fa, cioè che sono stato premiato come seconda migliore composizione del 2023 per quanto riguarda il concorso dell'Accademia Internazionale di Musica Classica di Vienna. Io ho tentato di fare questo concorso, che diciamolo era abbastanza difficile, e sono stato premiato al secondo posto, che è un onore immenso. Per cui vi volevo dire che sarò il 27 maggio, quindi tra poche settimane, presente alla Mozart House di Vienna, cioè il luogo dove ha vissuto la sua vita, insomma uno dei più grandi geni di tutti i tempi, e dove verrò premiato appunto di fronte a musicisti, compositori, direttori d'orchestra, insomma persone di spicco della musica classica per quanto riguarda appunto la città di Vienna. Sarà un'emozione veramente unica perché, diciamocelo, non capita tutti i giorni di essere in un luogo che ha visto cambiare i tempi musicali, non solo, perché Vienna, diciamo, in così tanti anni ha avuto una storia importante, si può dire. E quindi mi fa piacere che la mia musica sia arrivata alle orecchie di queste persone che hanno potuto, insomma, constatare insomma, il valore di queste composizioni che appunto io credo sia abbastanza importante. Posso dire questo perché quando noi compositori cominciamo a lavorare su della musica cerchiamo, come dire, di dargli sempre un risvolto diverso in ogni cosa, e quello che sono riuscito a fare in questo quartetto, che è la composizione che ho proposto per questa commissione, è stato sicuramente dare una visione molto ampia, nel senso che ho cercato di mettere all'interno tutti gli elementi che potessero in qualche modo descrivere innanzitutto il posto in cui mi trovo, perché cerco sempre di descrivere visivamente quello che vedo con la musica, e fare in modo che chiaramente chi l'ascolti possa captare, possa capire, ecco. E quindi secondo me è stato un successo da questo punto di vista. Però bisogna anche dire che il quartetto è nato molto tempo prima rispetto a questo concorso. Io l'ho proposto e a quanto pare è andata bene, si può dire anche così. Il 27 maggio 2023, quindi tra poche settimane, ci sarà appunto la premiazione alla Mozart House di Vienna alle 7 di sera, direttamente appunto da questo bellissimo posto farò la diretta attraverso i miei canali social, attraverso Facebook e attraverso YouTube soprattutto, dove quindi potrete vedere se vi va questa premiazione. E magari mi potete mandare anche un messaggino durante, che non fa mai male, io li leggerò tutti e sarò felicissimo di vedere il vostro supporto, come sempre, che mi avete dato in questi anni e sicuramente anche in questa occasione. Sarà un momento unico per ogni, come dire, per ogni compositore che si reca in questo luogo, perché è magico, è un po' come si può dire un calciatore quando va a Wembley, è il più grande stadio, è un po' la stessa cosa, diciamo. Per me sarà un momento da ricordare. Sicuramente è un'iniezione di fiducia molto importante che ci sia ancora qualcuno che possa, posso dire, dare valore alla musica anche emergente di piccoli artisti come posso essere io, ma anche tanti altri, e soprattutto tanti altri validi che erano presenti in questa competizione, perché c'era veramente tanta gente brava, e questo mi fa ben sperare per il futuro musicale, diciamo, del mondo, ecco. Okay.